Trovarono il ponte sul Cosia, oltre il monastero di San Bartolomeo in Como, chiuso da catene di ferro per timore della guerra. Richiesero le chiavi al capitano Lazzaro De Maio, ma costui si rifiutò di consegnarle e perciò colui che portava il suddetto crocifisso lo piegò in modo da far passare con esso fra l'una e l'altra catena. Miracolo! I grandissimi anelli di ferro infissi e violati nella pietra e nel muro, portanti le stesse catene, e così pure anche le pietre del muro spezzate, caddero a terra. Restò così aperta la via al crocifisso e ai confratelli, senza che nessuno dei presenti ne avesse da subire danno. Donaci la tua misericordia, ascoltaci, Signore. Proteggi la nostra chiesa di Como con il suo vescovo, il clero e il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Benedici questa città e illumina con la tua sapienza i suoi governanti. Ascoltaci, Signore. Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia. Ascoltaci, Signore. Gesù, figlio del Dio vivente, nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra comunità. Guarda benigno la nostra città. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le tue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze. Non privarci del tuo aiuto, o Padre. Veglia sulle nostre famiglie, sui quartieri, sulle scuole, sugli ospedali, sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri e coloro che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Madre assunta in cielo, i protomartiri Carpoforo e compagni, i santi patroni Abbondio e Felice e tutti i testimoni del Vangelo i cui nomi sono nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, Padre, nella nostra Chiesa e sulla nostra città, e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E questo è il momento più suggestivo, significativo della cerimonia del venerdì santo.
con la benedizione alla città da parte del Cardinale Cantone. In Cristo nostro Signore. Amen. 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 Riprende ora il cammino mentre la filarmonica cittadina suona. Viale Varese. Ci sono anche le autorità, abbiamo visto il sindaco, il presidente dell'amministrazione provinciale, il presidente del consiglio comunale di Como, fidanzato e tante altre autorità presenti questo pomeriggio, ovviamente autorità anche politiche e militari della città. Dal Vangelo di Luca. Siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Dalla lettera ai Galati. Fratelli, bene, noi ci fermiamo qua. Buon pomeriggio, questo venerdì di santo, guardate quanta gente in via Milano per seguire il crocifisso che da adesso torna alla basilica in Viale Varese. D'ora innanzi nessuno mi procura fastidi. Difatti io porto l'estima di Gesù nel mio corpo. Diciamo insieme: guidaci, Signore Gesù.